Parliamo invece del medico di famiglia, che è una figura evidentemente intorno alla quale ruota tutto il nostro sistema sanitario e credo anche il primo e più importante attore del nostro benessere. Adesso nel terzo millennio, come si dice, qual è il rapporto, per esempio, tra i nuovi scenari digitali e l'informazione che è così largamente disponibile in internet e il medico di medicina generale? Sono pazienti più preparati o più confusi? Dunque la domanda è complessa, almeno tre filoni di risposta. Intanto sono molto felice che ci sia quell'affermazione che il medico di famiglia riveste ancora un ruolo centrale in questo sistema sanitario ed è vero che gli scenari sono mutati e vi sono nuove esigenze legate all'informazione. La Società Italiana di Medicina Generale, di cui mi onoro di appartenere, ha da tempo, per esempio, pensato a questo tipo di aggiornamento con degli strumenti innovativi, dei portali che, per esempio, danno nel contempo una revisione della letteratura su degli specifici argomenti. Ne approfitto per fare un po' di pubblicità. Il portale si è il portale Progetto ASCO, quindi www.progettoasco.it. È un portale molto completo in cui c'è una letteratura selezionata da parte di medici di famiglia, tradotta dalla lingua inglese, sintetizzata e in cui è riportato la rilevanza e la pertinenza della medicina generale riguardo alle aree di maggiore interesse, tra le quali anche l'area del dolore. Ma poi vi sono riportate le news come in emissione sul mercato di nuove molecole, di nuove formulazioni e le linee guida più importanti, e tutto questo in qualche cosa di molto fruibile. Oggi non si può prescindere dalla comunicazione digitale e addirittura la frontiera è quella che gli strumenti di gestione che il medico utilizza tutti i giorni nello suo studio, la cartella clinica informata, possa essere così avanzata che in determinate situazioni diventi un aiuto sul campo in tempo reale su informazioni che il medico non acquisisce o non ha acquisito, anche perché le aziende del farmaco sempre meno trovano interessanti questi canali dell'informazione scientifica porta a porta, mentre stanno investendo su questi strumenti, su questi mezzi che permettono un'alta efficienza informativa e sono graditi anche ai medici.